Mi occupo del settore alimentare, lavoro nel campo dell'alimentazione, imprenditore. Impiegato in un'azienda che vende materiale per costruzione. Attualmente sono pensionato. La libera professione nel mondo delle costruzioni. Le difficoltà più grandi del territorio di Forte Pinamare, i primi sono i rapporti tra amministrazione comunale e società civile. Manca un effettivo collegamento tra quelle che sono le problematiche che l'amministrazione quotidianamente si trova a risolvere e le richieste e le esigenze effettive che vengono puntualmente sul tavolo degli uffici tecnici. In sintesi, manca una comunicazione trasparente, motivata, per cui il cittadino non ottiene quelle risposte nei tempi dovuti da quelle che sono poi le normative di riferimento. In primis, la comunicazione è l'elemento essenziale su cui si fonderà la nostra e la mia battaglia politico-amministrativa. Le difficoltà sono molte perché abbiamo un territorio di 53 km quadrati, diviso in tanti centri urbani con diverse criticità, quindi l'amministrazione comunale per essere presente in tutte le sue parti, per fare una buona organizzazione dei servizi, del trasporto dei bambini, degli istituti scolastici e anche delle strutture sportive, ha una notevole dispersione economica e quindi questo rende più difficile la gestione di tutto il territorio comunale. Quindi perdendo molti soldi nella gestione corrente dell'ente si riduce la possibilità degli investimenti in conto capitale, quindi la possibilità di realizzare opere pubbliche. Le problematiche più grandi secondo me sono il dissesto idrogeologico e il lavoro purtroppo. Le difficoltà più grandi sono quelle di riacquistare fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell'amministrazione. Oggi le difficoltà più grandi sono il lavoro, la salute e il disagio sociale. In primis perché quando sono uscito dall'esperienza di amministratore comunale la gente mi riferiva ed avvertivo proprio questo disagio, la mancanza di comunicazione tra l'apparato istituzione e gli esponenti che i cittadini stessi poi hanno eletto e hanno dato il potere di manovrare e gestire la res pubblica nel loro interesse e nel loro esclusivo bisogno. Per questo rapporto che ora è lacerato, per cui la città è spenta e in una sorta di switch off, non permette alla cittadinanza di interloquire con gli uffici tecnici e allo stesso tempo di avere fiducia delle istituzioni, che sono poi il punto nevralgico della nostra vita politico-amministrativa. L'esperienza perché io sono da 12 anni in Consiglio Comunale, 5 all'opposizione, 2 e mezzo ho svolto il ruolo d'assessore, ho portato avanti il ruolo di assessore ai lavori pubblici, all'ambiente e alle manutenzioni, quindi il contatto con il territorio, con la popolazione mi ha portato a fare queste considerazioni che le dicevo prima e mi rendo conto di quanto questo paese sia cresciuto male, parlo a livello di viabilità e a livello di urbanistica, quanto abbia ancora da investire, parlo del settore scolastico, abbiamo in sospesa ancora la scuola materna Martinelli e c'è il grande punto interrogativo della scuola Bartolucci. Abbiamo zone su cui bisogna investire, quali lo stadio Mandozzi che deve essere riqualificato o il consorzio agrario di Casette, per poi pensare a tanti altri servizi che servono al territorio. Quindi servono tante cose e c'è una dispersione di territorio e questo rischia di rendere poco visibile l'attività dell'amministrazione comunale agli occhi di tutti. Per questo si crea molto malcontento e contribuisce a questo anche la disinformazione o la cattiva informazione. I paesani, i concittadini, credo che purtroppo il lavoro lo sentano a pelle quello che è il problema. Io faccio appunto il ragioniere e so che le buste paghe sono sempre più risicate, il lavoro ce n'è sempre di meno e quindi presumo che sia uno dei più grandi problemi che sentono i cittadini. In più abbiamo un bellissimo territorio che non è stato manutenuto in maniera secondo me corretta. La dimostrazione, cioè il fatto che i cittadini si lamentano continuamente di questa mancanza di collegamento, di mancanza di informazione da parte dell'amministrazione e questo pregiudica tutti i rapporti con i cittadini. La prima soluzione da porre innanzitutto è quella di ritornare attivamente in maniera competente, senza pregiudiziali alcune, in mezzo ai CIVES, in mezzo ai cittadini e riscoprire in loro quel senso di bisogno, quel senso di appartenenza alla vita politica per cui il bene pubblico è prima di tutto un'esigenza collettiva.
Quello che oggi ho letto a proposito del messaggio del Presidente della Repubblica Napolitano è che i partiti devono togliere all'interno quel marcio che li condiziona nelle loro scelte. Non bisogna assolutamente pensare che i partiti stessi possano esplicare il loro mandato come oggi lo stanno ricoprendo. Bisogna eliminare quel marcio che permette ai cittadini di tornare ad avere fiducia di quelle che sono le istituzioni per cui oggi loro sono stati nominati e sono nella parte di garanzia per poter effettuare le scelte dovute. Sto cercando di pensare. Secondo me l'opera più brutta è quella non fatta, quella che non ha risolto le problematiche del paese. La prima cosa che mi viene in mente è la viabilità in zona Angeli, che non esiste, questo ha creato dei problemi, quindi non vedo un'opera pubblica in particolare che abbia creato dei problemi per Santa Clemara, comunque al momento non mi viene in mente, però quello, ripeto, la cosa più brutta è quella non fatta. Ripeto, mi riferisco alla zona Angeli dove c'è l'ingorgo più grande nelle ore di punta proprio perché c'è la concentrazione di scuole materne, elementari e medie, c'è l'incrocio di tutto il traffico che proviene da Fermo, che proviene da Monturano, che si rivolge verso il centro di Santa Pia del Mare, quindi questo è un problema cronico alle quali la prossima amministrazione, non da sola ma insieme alla provincia, dovrà mettere mano. Quindi secondo me è questo il grande problema di Santa Pia del Mare, quello non fatto. I paesani, i concittadini credo che purtroppo il lavoro ce lo sentano a pelle quello che è il problema. Io faccio appunto il ragioniere e so che le buste paghe sono sempre più risicate, il lavoro ce n'è sempre di meno e quindi presumo che sia uno dei più grandi problemi che sentono i cittadini. In più abbiamo un bellissimo territorio che non è stato manutenuto in maniera secondo me corretta. Che per riacquistare fiducia da parte dei cittadini bisogna essere corretti, coerenti e spiegare e concordare insieme ai cittadini quello che c'è da fare e dimostrare le cose che si sono fatte e spiegando le cose che si sono fatte e le problematiche che sono state affrontate e che sono presenti che possono impedire certi interventi. Perché ho amministrato negli ultimi 5 anni questo territorio e ho toccato con mano che negli ultimi 2 anni il ripetersi di incontri con i cittadini che vengono in comune perché vengono sul rattario, perché non possono pagare la mensa ai figli o perché non hanno i soldi per pagare la bolletta dell'Enel o perché hanno subito qualche malattia in casa, hanno perso il posto di lavoro, è sempre più frequente. Nessuna scelta è deleteria per il paese, perché quando viene presa sempre nell'interesse della collettività. Scrolliamoci di rosso innanzitutto le strumentalizzazioni politiche che vengono fatte. Qualsiasi scelta amministrativa ha il suo bisogno, qualsiasi scelta amministrativa ha le sue motivazioni e se viene presa in un determinato momento è perché la città in un determinato momento ha bisogno di quella determinata esigenza. Nessuna scelta è deleteria per la città. Per quanto riguarda le problematiche economiche del lavoro, certo sono limitate, non è che il comune può anche, magari fosse, trovare il lavoro. Quello che può fare è stare attento alle problematiche delle famiglie, dei cassintegrati, dei bambini, degli asili nido, queste sono le questioni che può sicuramente, su cui può sicuramente intervenire. Quelle delle problematiche idrogeologiche quantomeno del patrimonio naturalistico, quello no, quello è compito precipuo del comune, stare attento a non concedere per esempio concessioni edilizie in posti che non consentono la sicurezza degli stabili, quello che può fare è mantenere tutto il territorio, i fossi, il fiume, quello che è successo l'anno scorso lo sappiamo tutti. Quindi la manutenzione, anche perché il territorio può costituire una fonte importante di reddito per il turismo, per esempio. Mm-hmm. Che per riacquistare fiducia da parte dei cittadini bisogna essere corretti, coerenti e spiegare e concordare insieme ai cittadini quello che c'è da fare e
dimostrare le cose che si sono fatte e spiegando le cose che si sono fatte e le problematiche che sono state affrontate e che sono presenti per, che possono impedire certi interventi. Le mie soluzioni sono di fare un fondo di solidarietà che possa dare sostegno alle famiglie. Nessuna scelta è deleteria per il Paese, perché quando viene presa sempre nell'interesse della collettività. Scrolliamoci di grosso innanzitutto le strumentalizzazioni politiche che vengono fatte. Qualsiasi scelta amministrativa ha il suo bisogno, qualsiasi scelta amministrativa ha le sue motivazioni, e se viene presa in un determinato momento è perché la città in quel determinato momento ha bisogno di quella determinata esigenza. Nessuna scelta è deleteria per la città. Sto cercando di pensare. Secondo me l'opera più brutta è quella non fatta, quella che non ha risolto le problematiche del paese. La prima cosa che mi viene in mente è la viabilità in zona Angeli, che non esiste, questo ha creato dei problemi, quindi non vedo un'opera pubblica in particolare che abbia creato dei problemi per Santa Flemaro, comunque al momento non mi viene in mente, però quello, ripeto, la cosa più brutta è quella non fatta. Ripeto, mi riferisco alla zona Angeli, dove c'è l'ingorgo più grande nelle ore di punta, proprio perché c'è la concentrazione di scuole materne, elementari e medie, c'è l'incrocio di tutto il traffico che proviene da Fermo, che proviene da Monturano, che si rivolge verso il centro di Sant'Elpidio a Mare, quindi questo è un problema cronico alle quali la prossima amministrazione, non da sola ma insieme alla provincia, dovrà mettere mano. Quindi secondo me è questo il grande problema di Sant'Elpidio a Mare, quello non fatto. La facciamo dopo questa. Ok. Guarda, io ho fatto una precisa scelta in quando sono entrato in campagna elettorale, diciamo, mi sono candidato, di non parlare delle cose precedenti, nel senso che io vorrei, la mia sigla è voltiamo pagina, cioè il paese oramai è così, quindi è inutile che parliamo delle cose che sono state dette o fatte giustamente o ingiustamente, perché oramai quelle sono, e quindi noi dobbiamo intervenire per farle cambiare, per migliorare il paese, per modificare le cose attuali. La scelta delle scuole Bacci in quell'ubicazione, perché però è stato fatto 30-40 anni fa, quindi voglio dire, forse a quell'epoca era una scelta giusta, oggi si è verificata una scelta non giusta, perché non c'era possibilità di allargare l'incrocio, visto che c'era la Chiesa degli Angeli, non c'era possibilità di fare una via alternativa perché è troppo costosa, perché le scuole dovevano essere collocate in un'altra parte. Io lo dico da 40 anni, voglio dire, può essere che non ho la verità in tasca, però secondo me è quella la cosa più sbagliata. Tecnicismi a parte, non sono il candidato sindaco non è preposto a valutare quelle che sono ad oggi le entrate in euro e valutarle. So soltanto da informazioni prese del relato che nel bilancio di previsione 2013-2012, quindi che si è stato approvato nell'ultima delibera di bilancio, sono stati tagliati 600.000 euro di spesa corrente. 800.000 euro di spesa corrente a fronte di 600.000 euro di taglio dal governo centrale. Ma il bilancio del comune, quando si prevede, è sempre in pareggio, quindi entrate uguali uscite, e si gestisce a Sant'Elpidio a Mare un bilancio che gira intorno a 16-17 milioni di euro di entrate e di uscite per tutta la gestione corrente e in conto capitale per la copertura dei mutui e per la gestione, per poter mandare avanti tutto l'ente. Le entrate riguardano trasferimenti dallo Stato, dalle regioni, finanziamenti che possono essere presi per qualsiasi iniziativa che il Comune porti avanti e attraverso la tassazione dei cittadini. Prima c'era l'ICI, adesso arriverà l'IMU, oppure la TARSU, oppure l'addizionale comunale sull'IRPEF. Queste sono le entrate. O nel momento in cui si attinge ad un mutuo, l'erogazione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Sono le entrate del Comune? Passo. Ok. Guardi, io il numero preciso non glielo posso dare perché non ho avuto la possibilità di entrare in merito a questi argomenti. Parliamo di diversi milioni di euro, e quindi diciamo è sicuramente una cifra significativa proporzionale al numero, alle dimensioni del paese, chiaramente.
adesso più o meno sai, queste cose non si possono dire più o meno, perché dopo i dati più o meno vengono presi e vengono trattati. Non me lo ricordo sinceramente. Okay. Nessuna esperienza, nessuna tessera di partito né associativa alle mie spalle. Sono e rimango un esponente della società civile che opera nell'interesse e nel bisogno dei 17.500 residenti della città di Sant'Elpidio a Marche. Allora, la mia storia politica, come è scritto oggi sul giornale, io mi sono avvicinato alla politica nel 95, quando ho vissuto un anno alla Presidenza della Repubblica. Da lì è nato in me un attivismo nel 99, in quanto mi sono candidato per la prima volta alle elezioni comunali. Non sono entrato subito in Consiglio Comunale, ho ritenuto opportuno portare avanti le battaglie per il mio quartiere fondando l'Associazione di Quartiere Celeste. Successivamente, il 29 maggio 2000, sono entrato ufficialmente in Consiglio Comunale, ho preso il posto di un consigliere che si è dimesso e da lì è iniziata la mia attività politica. Quindi io ho portato avanti la mia attività sotto il partito di Alleanza, nel partito di Alleanza Nazionale, che poi è diventato PDL. Successivamente sono uscito dal PDL in quanto non mi sono più riconosciuto nei valori di un partito che non dava indicazioni. Ho portato avanti quella che è stata la costola che è uscita dal PDL, che era di Future Libertà. Oggi però mi rivolgo alla cittadinanza da civico, in quanto ho abbandonato qualsiasi simbolo di partito, perché ho ritenuto che oggi i partiti non rispondano più alle esigenze della popolazione, non siano più lo strumento necessario per fare politica, ma purtroppo sono autoreferenziali. E quindi, non interfacciandosi più con il cittadino, viene a mancare quel collegamento diretto e quei buoni propositi che il partito poteva portare a compimento. Non rispondendo più alle esigenze del cittadino, ho ritenuto di portare avanti questa mia avventura con grinta, con entusiasmo, libero da qualsiasi logica di partito che magari mi potesse dettare, come può succedere, anzi come succede, le idee, gli accordi e eventuali accorpamenti futuri. Io sono da 23 anni qui nelle Marche e quasi da subito mi sono occupato di politica, magari in maniera non così partecipata, okay, in prima persona, però sono stato prima nel partito del Partito Democratico e prima ancora nei DS e prima ancora nel PDS. Io arrivo da questa parte della vita politica italiana. Allora, non ho fatto parte di nessun partito politico, sono tuttora un socio dell'Avis, donatore di sangue, faccio parte dell'Unitazzi, un'associazione di volontariato, ho fatto parte della Croce Verde come autista di ambulanza per molti anni. E sono un socio del Rotary Club di Fermo. Quindi queste sono le mie attività. Io posso dire che ho sempre partecipato nel partito in cui mi trovo oggi, il Partito Democratico, che prima era Democratici di Sinistra e quando ci sono entrato io si chiamava PDS, ma è sempre lo stesso partito che ha subito un'evoluzione. Poi ho fatto parte della Prologo, ho fatto parte delle associazioni culturali. Nessun partito, nessuna associazione, nessun comitato appoggia la mia lista se non esclusivamente la squadra formata dai miei 13 candidati consiglieri e la mia lista civica ha un nome che si chiama l'Aurora a 7 stelle. La mia candidatura è appoggiata dalla lista Forza Giovani e Alleanza Comunale. Forza Giovani è una lista di ragazzi dai 18 ai 35 anni che si affacciano per la prima volta alla politica, hanno deciso di impegnarsi in prima persona, di metterci faccia e idee per migliorare il paese, per dare il contributo alla mia campagna elettorale. L'altra lista si chiama Alleanza Comunale, anch'essa contiene all'interno alcune persone che hanno esperienza politica,
altri invece si avvicinano per la prima volta alla politica, ma si riconoscono nell'area di centrodestra, pur restando fuori da vincoli. Noi siamo orgogliosamente in solitaria, per cui non ci sono partiti che ci appoggiano, perché siamo usciti dalla possibile alleanza con il PD e con l'UDC e con i socialisti, perché non ci è stata riconosciuta la possibilità di indicare anche a noi un nostro candidato. Praticamente abbiamo perso del tempo, siamo arrivati alla fine dei tempi massimi senza la possibilità di fare le primarie e quindi abbiamo ritenuto opportuno, per dignità, per coerenza, andare da soli. Quindi non ci sono altre liste di inappoggio. Sì, la mia candidatura è appoggiata da PDL, il quale si presenta con una lista che appoggia me candidato sindaco, poi ci sono due liste civiche, l'Unione Popolari e Lega e Pidienzi. Il Partito Socialista, l'Unione Democratica di Centro e Alleanza per Zallocco Paride sindaco e il Partito Democratico. Non essendoci nessun altro lista o partito di appoggio, mi affido esclusivamente alle nostre idee, al nostro programma politico-amministrativo. Secondo me la domanda questa è mal posta, io rispondo come la interpreto io. Innanzitutto, se mi puoi dire come la interpreti tu. Io la interpreto in questo modo: cosa unisce praticamente il candidato sindaco con le liste che mi appoggiano? Ecco, un programma che abbiamo stilato insieme. Le due liste mi hanno chiesto di rappresentarle in questa campagna elettorale, io ho fatto presente loro quello che pensavo e quello che ritengo opportuno fare per Sant'Elpidio al Mare per il prossimo futuro. Questa mia esperienza l'ho voluta mettere a loro disposizione, c'è stata un'unione di intenti, abbiamo ritenuto di poter condividere lo stesso programma, le stesse idee, gli stessi principi, sia per risolvere i problemi di Sant'Elpidio al Mare sia nel modo di fare politica. Questa visione univoca delle problematiche di Sant'Elpidio al Mare ci ha unito e ci ha portato appunto a portare avanti questa tra virgolette chiamiamo la battaglia insieme. Diciamo che non è niente, perché al momento l'accordo è stato sul programma e sulla scelta del candidato e sulle persone con le quali ci stiamo, non ci sono altri accordi con noi. In ambito economico nulla, in ambito politico vogliono governare questa città insieme a me perché hanno condiviso un programma. Quindi le hanno chiesto degli assessorati, degli accordi di assessorati? Hanno condiviso un programma, poi chiaramente in base a quando si farà la giunta ci sarà una rappresentatività per tutte le forze politiche, ma credo che questo sia legittimo. Sì, sì. Se hanno delle qualità di spessore che sono capaci di amministrare, se non ce l'hanno non ce l'hanno, ma se ce l'hanno tutta la coalizione deve essere rappresentata. Questo, ma quello che ci lega è il programma elettorale. Okay. Ancora no, stiamo valutando sulla nostra squadra e sui nostri candidati consiglieri. All'interno ci sono delle professionalità altamente qualificate per ricoprire determinati ruoli altamente di responsabilità e allo stesso tempo di assessorati. Allora, per quanto riguarda gli assessorati, io ho un'idea della suddivisione degli assessorati. Per quanto riguarda le persone, un'idea ce l'ho, ma ho ritenuto opportuno non farla. Però posso fare già una piccola geometria che ho in mente. Due assessori saranno presi dalle liste, una dalla lista Alleanza Comunale, una dalla lista Forza Giovani. Prenderò tre tecnici esterni specifici per i settori. Uno, un super tecnico che faccia la grande programmazione del Comune di Sant'Elpidio al Mare, quindi accorpare urbanistica e lavori pubblici, la grande programmazione, perché sono due settori che debbono viaggiare insieme, in quanto la programmazione delle opere pubbliche, dove farle e come farle, deve viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Mi riferisco ad esempio alla scuola materna Martinelli. Quel sito non va più bene, va individuato un altro sito, va programmato, bisogna capire dove e come fare questa scuola. Bisogna riqualificare l'area Mandozzi, bisogna riqualificare il consorzio agrario di Casette, bisogna prevedere zone industriali e commerciali che si integrano
con l'attuale sviluppo urbanistico, quindi qui vorrei un super tecnico, mentre tutta la parte dei servizi al cittadino, tutte quelle funzioni che debbono creare un legame tra il cittadino e l'amministrazione comunale, le voglio dare ad un assessorato che preveda le manutenzioni, l'ambiente, i vigili urbani, la protezione civile, quindi quelle risposte dirette che il cittadino deve avere quotidianamente. Ho in mente un altro assessorato che vada ad accorpare cultura, turismo, sport, commercio, perché anche qui serve un super assessore che possa coordinare lo sviluppo da questo punto di vista di questo territorio, mettere in rete tutti i musei, mettere in rete le attività commerciali, mettere in rete tutto quel potenziale che questo comune può offrire ai turisti, che ovviamente devono essere invitati a Sant'Equidammare e portare delle motivazioni valide, che possano andare a visitare tutto il nostro territorio, dalla Basilica di Santa Croce, che deve ritornare ad essere e ad avere una funzione pubblica, al Parco Fluviale, che ovviamente non deve essere trattato come è stato fatto fino ad oggi, ovvero inaugurato e mai rimesso a posto, quindi è stato soltanto uno spreco di risorse. Quindi mettere in rete tutto quello che abbiamo dal Chienti al Tenna. Poi abbiamo l'assessorato al bilancio, l'assessorato ai servizi sociali, e l'ultimo assessorato che manca, adesso mi sfugge un attimo perché... Se noi riusciremo a guadagnare il governo del paese, e questo sarà grazie ai cittadini elpidiensi che troveranno nel nostro comportamento coerente un motivo valido per cui sostenerci, diciamo, noi abbiamo già individuato all'interno della nostra lista alcune figure importanti, dicasi per esempio Monia Bassetti, Daniela Piergallini, abbiamo uno straniero, ormai cittadino italiano. Abbiamo nella nostra lista un cittadino di origine, ecco, magrebina, sì, che conosce addirittura sei lingue, quindi noi abbiamo già pensato a nomi, assessorati, vice sindaco. Certo, questo è in mano, la sorte è in mano ai nostri cittadini, perché questo si possa realizzare. Al momento no, perché questo è un discorso che va visto a valle del primo turno. Perché chiaramente in funzione di quelle che sono le scelte politiche dei cittadini, quindi le scelte dei vari consiglieri, poi si potrà delineare un quadro attraverso il quale poi arrivare a una soluzione, a una scelta di assessori, della giunta che dovrà gestire e amministrare il paese. Non ne ho idea, perché innanzitutto una gran parte, tutte le liste sono in gran parte rinnovate. Considerate che solamente 4 consiglieri uscenti sono i candidati, gli altri sono tutti morti. Quindi non posso sapere io chi andrà a ricoprire il ruolo dell'assessore, anche perché è un nominativo che mi dovrà fornire i partiti della coalizione. Sempre sulla base della qualità, però. Innanzitutto, in primis, la competenza, quella che io ho maturato e quella per cui io mi sono formato. Nessun amministratore può avere la presunzione di amministrare il bene pubblico senza avere competenze tecniche, didattiche, scientifiche, ma anche un'apertura mentale che gli permetta di analizzare quelle che sono le problematiche e cercare di trovare le soluzioni più adeguate in determinati momenti e soprattutto sempre relazionandosi con gli uffici. Ma ad oggi i criteri fondamentali sono quelli della competenza, della positività, della comunicazione e della formazione. Allora, per quanto riguarda gli assessori scelti dalle liste, anche lì voglio vedere se prendere il criterio del più votato, perché comunque è un'espressione del cittadino, del popolo che vota e che quindi dà la propria indicazione, o comunque tra i più votati. Per quanto riguarda invece quelli scelti dall'esterno, e lì andiamo sul tecnico, lì andiamo sulla persona specializzata in quel determinato settore. Questo è qua. Fondamentalmente le caratteristiche, il buon senso dice che ci deve essere professionalità e competenza. Altre caratteristiche io non le conosco, devono essere, chiaramente stiamo dicendo di persone che sono tutte
tutte onorate, tutte persone per bene, ma quello che fa la differenza sono le competenze del settore specifico. Okay. Sicuramente i criteri sono di competenza e di trasparenza e di correttezza nel loro rapporto. Chiaramente ci saranno degli incarichi che sono incompatibili per il tipo di lavoro, quindi bisognerà sicuramente fare delle scelte, comunque per competenza. Meritocrazia, merito, cioè persone che possono dare risposte a quelle problematiche che noi abbiamo individuato sul programma, perché competenti in quelle problematiche. Non ci saranno manovre pregiudizievoli per quelle che possono essere l'interesse della formazione di una squadra. La squadra verrà formata con criteri che ho poc'anzi citato, che sono sempre l'insegna della trasparenza e della presunzione di responsabilità nell'interesse poi di una scelta che va fatta sempre verso una cittadinanza, per cui dobbiamo sempre avere quella metodica che ci permette di trovare le persone giuste, preparate nei momenti giusti e nei momenti dovuti. Cioè, sono sicuro per il semplice motivo che se devo parlare di servizi sociali devo prendere una persona che ad oggi svolge il ruolo dei servizi sociali. Per il bilancio mi avvarrò di un commercialista, per i lavori pubblici e la programmazione farò riferimento ad una persona esperta del settore, quindi un tecnico, un ingegnere. Poi ecco, per quanto riguarda manutenzione, ambiente e quant'altro, anche lì devo vedere bene se prenderli dalle liste e cercherò di capire anche la loro competenza, quindi non è un problema, cioè un margine di manovra me lo devo lasciare, per questo oggi non faccio i nomi, però ho ben chiara in mente quella che può essere la formazione. Quello che deve essere chiaro è la diversa impostazione che voglio fare degli assessorati, dividere quelli vicini alla persona e quelli della grande programmazione. Poi tra l'altro non avevo un voto di memoria, ne avevo citati 5 di assessorati, perché 75 di assessorati, quindi non avevo un voto di memoria, li avevo citati, non mi ero accorto che li avevo citati tutti e 5, quindi era questo il problema. Prego. Io queste persone già le conosco e così con un po' di presunzione ti posso dire che so che le loro capacità sono tali da poter garantire ai cittadini lo svolgimento corretto del loro lavoro. La squadra che viene composta, che viene realizzata, sarà una squadra che dovrà lavorare insieme, e gli strumenti che posso avere come responsabile della squadra sono quelli che ho usato normalmente nella gestione delle attività professionali prima di andare in pensione. Sono stato direttore di stabilimento, direttore di produzione, quindi ho familiarità con questi meccanismi di gestione e di controllo delle persone e di lavoro a squadra, diciamo, in team. Beh, vabbè, innanzitutto una volta che verrà fatta la giunta, poi questo si toccherà con mano, perché nell'azione si vede se uno è capace o non è capace, se ha delle qualità o non ha delle qualità. In un primo momento uno si affida anche a quello che le garanzie, tra parentesi, che i gruppi politici fanno su queste persone. Dopodiché, strada facendo, si vede se è capace o non è capace. La nostra lista civica nasce come lista che sorge spontaneamente dalla società civile. Siamo tutti personaggi che non hanno mai fatto esperienze politiche, tranne la mia politica levemente attiva con l'assessorato che ho coperto per 2 anni. Gli altri componenti sono tutti ragazzi e professionisti, quindi puri, che non hanno avuto tessere di partito né esperienze. Per questo, in caso di ballottaggio, sicuramente prenderò in considerazione i colleghi assessori che oggi ricoprono come me la candidatura a sindaco, quindi in primis il geometra Zerlocco Paride e Terrenze Alessio, in quanto con loro riporto e ho ricoperto un ruolo all'interno della giunta Mezzanotte e ci lega anche un rapporto di stima, di fiducia nell'apparato, ma sicuramente verrà presa in considerazione anche la candidatura di Rossano Orsini, in quanto come me si è staccato da quel sistema che non più lo rappresenta e come me ha avviato questo percorso, seppur in maniera pregiudiziale, in quanto per lui sono note le sue esperienze di partito, ma oggi si è liberato di un fattore di un peso, per cui possiamo intraprendere anche con Orsini un discorso di apertura nei confronti dell'amministrazione della città.
con Valentini non riesco ad avere un'integrazione, vuoi anche per un profilo anagrafico, ma vuoi anche per la non conoscenza della persona, e quindi non individuandone le peculiarità umane, difficilmente mi resta difficile poi trovarne quegli equilibri all'interno di una maggioranza che ha una forte etichettatura di partito. Allora, io faccio le risposte di principio che ho sempre fatto. Innanzitutto bisogna garantire la governabilità. Gli accordi si fanno sui programmi e non sulle poltrone. Noi siamo civici, essendo civici possiamo essere aperti ad accordi con qualsiasi lista politica. Il problema che vogliamo è il rinnovamento. Chi garantisce il rinnovamento nel modo di fare politica? È quello che noi cerchiamo, un modo diverso. Bisogna abbattere quel muro di omertà che c'è nel comune, perché non c'è nulla da nascondere. Non avendo nulla da nascondere non ci deve essere problema interfacciarsi col cittadino. Io faccio riferimento anche al bilancio comunale. In questi giorni qualcuno ha chiesto il bilancio comunale, sembra che ci siano grosse difficoltà a far vedere alla cittadinanza il bilancio approvato. Ebbene, questo bilancio oggi l'ho preso, lo metterò a disposizione dei cittadini, che lo potranno vedere su internet, lo potranno vedere su Facebook, proprio perché non c'è nulla da nascondere. Quindi chi ci garantisce questo cambiamento nell'impostazione della politica, nell'interpretazione delle esigenze dei cittadini, avrà il nostro appoggio. Fermo restando che, prima di parlare di appoggio, posso dire che io tranquillamente posso avere le qualità per andare e i numeri per andare al ballottaggio, quindi devo vedere anch'io con chi andrò a parlare nel momento in cui andrò al ballottaggio. Allora, noi, per il motivo che avevo detto prima, e cioè che abbiamo fatto questa scelta, la sostanza è questa: i cittadini hanno bisogno i cittadini hanno bisogno di vedere nella politica un comportamento coerente, responsabile, che fa seguire le parole i fatti. Noi abbiamo deciso di fare questa scelta perché ci riteniamo fondamentale tentare di mettere in pratica questo assunto, anche per scongiurare la disaffezione che c'è ormai nella cittadinanza verso, non nella cittadinanza di Sant'Elpidio, in generale della popolazione verso la politica. Ecco che se non facciamo conseguire le parole ai fatti, la gente rimane disorientata. In principio la mia idea sarebbe quella di vincere al primo turno, sì. Questo è fuori discussione, quindi diciamo che al momento l'idea è quella di andare avanti per la mia strada senza pensare a discorsi di apparentamento o altro. È chiaro che a valle del primo turno possono venire fuori certe situazioni attraverso le quali arrivare a una gestione, però io cercherò sempre di mantenere una linea che è quella che ha ispirato la coalizione da quando è stata costituita. Io in caso, allora, in politica non si mai dire mai, quindi non dirò mai a nessuno, tranne che chiaramente la parte avversa, che è il centrodestra. Non potrò mai allearmi se si creano le condizioni con una coalizione di centrodestra. Gli altri partiti del centro-sinistra sono tutti partiti che, se ci sono i presupposti, ci sono le condizioni, potranno apparentarsi. Però io adesso non lo so questo, perché bisogna vedere innanzitutto se si va al ballottaggio. Bisogna vedere come ci si va al ballottaggio, certo. E poi bisogna vedere come si è condotta la campagna elettorale. Certo, scusi, lei ha parlato di i partiti di centrodestra, quelli che lei ritiene centrodestra, sarebbe riferimento al PDL, chiaramente. Quindi Valentini. Solo Valentini lei escluderebbe? Beh, al... Ma anche la lista civica di Orsini, pur essendo una civica, i militanti sono di una volta di Alleanza Nazionale, oggi di FLI, poi si sono presentati in lista civica, però è la destra. Capito. Nessuna opera effettuata dalle amministrazioni sono e devono essere valutate nell'ottica di una campagna elettorale, per cui l'opera va vista come un'acquisizione di voti. Potrebbe essere e potrebbe citarsi anche l'opera asfaltatore, il rifacimento della rete idrica in via dei Mille. Il mandato di un'amministrazione è iniziato con l'amministrazione Mezzanotte il 13 di giugno 2007, quando ci siamo insediati, e terminerà il 13 giugno o giù di lì del 2012 al termine del quinquennio. Al termine del quinquennio si possono operare
in maniera legittima, in quanto sono stati e sono stati, quando io sono uscito circa 3 anni fa, legittimamente eletti dai cittadini, e si avrà quindi la competenza per operare nel quinquennio, e non vedo quindi pregiudizievoli, per cui soltanto l'opposità di alcuni e di molti forse residenti che sono stati abituati ed allenati a far sì che alcune opere vengano fatte soltanto per cercare il consenso elettorale, ma io le vedo in un'ottica a 360 gradi della realizzazione di quel programma politico-amministrativo che si snoda nei 5 anni, quel piano triennale di opere pubbliche che termina con la chiusura dell'amministrazione di Mezzanotte. Quindi nessuna pregiudizievole nei confronti delle opere che si stanno realizzando e si stanno portando a termine sempre nell'esclusivo interesse e nel beneficio della città di Santa Pina. L'ascensore serve, si è sempre parlato di ascensore, però non è un'opera singola che risolve i problemi dei parcheggi del centro storico, è una serie di azioni. Adesso io non voglio polemizzare col fatto che l'amministrazione abbia iniziato proprio 2 settimane dalle elezioni, proprio perché ritengo che il cittadino sia intelligente, quindi non va a votare o a non votare l'amministrazione solo perché ha iniziato un'opera pubblica in campagna elettorale, che è il più vecchio dei trucchetti. Quindi non voglio assolutamente essere malizioso nella tempistica, dico soltanto che l'intelligenza del cittadino porta a fare un giudizio sull'amministrazione comunale uscente di 5 anni, non soltanto degli ultimi corti di coda. Via. L'ascensore, probabilmente io non ho sotto mano il progetto per vedere di che tipo di impatto, diciamo, architettonico si tratta. Non so se utilizza vetro piuttosto che lamiere, piuttosto che metallo. È quello che posso dire, che forse un po' di attenzione e intelligenza faceva sì che queste cose dovevano essere fatte prima di mettere mano alla pavimentazione del centro storico, che sicuramente crea tantissimi disagi alla cittadinanza. Diciamo che era un lavoro che bisognava svolgere, che doveva essere svolto, già stabilito, già definito dall'amministrazione precedente, per cui stanno portando avanti, magari pure con ritardi, però stanno portando avanti le cose che erano state già stanziate a suo tempo. E il fatto che hanno cominciato a costruirlo potrebbe anche essere un discorso di campagna elettorale o altro, però non voglio entrare in merito a queste decisioni. Beh, noi non è che abbiamo cominciato, allora innanzitutto un ascensore lo stiamo terminando, che è quello sotto la piazza di San Martino. Sì. Un altro l'abbiamo iniziato, ma non è che l'abbiamo iniziato in pre-campagna elettorale. Dovete sapere che le opere pubbliche si finanziano e si fanno le gare di appalto. Se i tempi hanno portato a questa data, non è che noi la potevamo rimandare indietro questa opera pubblica, perché altrimenti, se si superano i tempi, la ditta che ha vinto l'appalto potrebbe citarti per danni e chiedere l'indennizzo perché qui non lavora e magari da un'altra parte ha perso il lavoro per come si è organizzata, sapendo. E quindi non si può uscire da questo, anche fosse stato, se il tempo scadeva il 5 di maggio, tanto per capirci, e c'era da firmare il contratto con la ditta, nonostante si voti il 6, il 5 di maggio uno deve essere adempiente, non inadempiente. Questa è partita in questa fase preelettorale perché i tempi sono arrivati in questa fase elettorale. Questa doveva partire a novembre o dicembre, mi ricordo. Poi, siccome abbiamo rivisto il progetto perché non ci piaceva, c'era qualche problematica, e allora l'abbiamo dovuto variare. In questo caso sono slittati i tempi, ma non è che potevamo rimandare indietro, perché le opere, una volta finanziate, una volta aggiudicate, o si fanno o non si fanno. E non è che aggiudichi un'opera e non la fai, perché la ditta, i soldi vuoi lo stesso, gli hai procurato un mancato guadagno. Gli hanno dato la notizia della modifica del PRG nella contrada Sette Cammini, casette, che nei prossimi anni, attraverso la progettazione degli ingegneri di Della Valle, è stato proposto e accettato e approvato un polo sportivo, una casa di riposo, un hotel di lusso, nuovi collegamenti viari e un ampliamento dell'area dirigenziale della DOMS. Cosa ne pensa di queste manovre?
Le manovre dell'amministrazione, quando vengono prese in giudizio, vengono valutate queste opere di grande valore pubblico, per cui un'amministrazione è anni luce lontana nella realizzazione delle stesse in determinati periodi, sono soltanto da prenderle come oro colato nella valutazione di quegli interessi diffusi che la cittadinanza sicuramente può beneficiarne da qui a 10, 20, 30 anni. Perché qui parliamo di opere di imponente valore, per cui il patron della valle, siamo onorati di averlo all'interno del nostro territorio, che può fare solo la ricchezza del nostro paese e dei nostri figli, che poi sono quelli che beneficeranno di queste opere e anche della nostra fascia più avanti con l'età, quindi gli anziani, che dovranno avere quelle attenzioni che oggi difficilmente un'amministrazione pubblica con le risorse a disposizione potrebbe garantirgli con opere pubbliche di questo valore. Per cui ben vengano queste opere che vadano nel rispetto delle normative esistenti e cercando di toglierci di dosso quell'alone per cui ogni opera o ogni progettazione che venga realizzata dal privato abbia quell'alone di giusto arricchimento, di speculazione edilizia, non ci permettano in questi anni di avanzare, di andare avanti in un percorso che ci porti ad avere anche poi quelle aperture e quindi ci permetta di avere anche una vetrina nei confronti dei comuni di Vicolo. Io ho partecipato al Consiglio Comunale del 19 aprile in cui si è votata questa variante, perché ritengo che questa variante sia una grandissima opportunità di sviluppo per quella parte di territorio. La cosa che mi è dispiaciuta è che ho criticato l'amministrazione comunale che una variante del genere deve essere fatta all'inizio di un'attività amministrativa, perché l'amministrazione deve dare il proprio taglio politico alla crescita del territorio. Una variante di queste, arrivata due settimane dalle elezioni, non ha senso, tra virgolette, perché comunque ci fa capire come non ci sia stata programmazione in 5 anni e come l'amministrazione non possa fare altro che andare dietro le esigenze di un privato perché non riesce a programmare. Fermo restando che abbiamo partecipato, non abbiamo fatto polemica e ho votato a favore di quella variante proprio perché l'ho ritenuta come una fonte di sviluppo per l'azienda, per l'imprenditore, ma soprattutto per quella zona. Grande risorsa per il territorio di Sant'Elpidio. Guarda, io è notorio, SEL ha come obiettivo primo quello del consumo del territorio zero, per cui come prima reazione, come prima risposta ti potrei dire che il fatto di cementificare in maniera magari non mi trova particolarmente d'accordo, anche se chiaramente si capisce che c'è sta un indotto, un lavoro per la cittadinanza che risulterebbe importante. Io vorrei capire per esempio se la manutenzione per esempio dello stadio a chi toccherà. Vorrei capire per esempio se lo stadio sarà totalmente ad uso privato o pubblico. Vorrei capire per esempio cosa ci sta a fare un albergo così importante in una periferia piuttosto che magari lasciare desertificare il centro storico. Cioè, mi sarebbe piaciuto anche che il nostro più illustre cittadino e grande imprenditore tenesse anche in considerazione, non so, anche il centro storico, per esempio con un showroom, con qualcosa. Dicevo che ci fosse un'attenzione anche non solo per Casette ma anche per il resto del territorio. Mi sarebbe anche se in linea generale non si può parlare di un'opera totalmente negativa, perché porta lavoro certamente, però ecco, io vorrei vedere bene quelle che sono i risvolti, anche perché è un terreno, per esempio lo stadio, per tenerlo poi in ordine, dato che lo gestirà il comune, avrà tutta la potenza economica per poterlo fare o cadrà in uno stato di abbandono come le altre, diciamo, l'altro verde pubblico che ci abbiamo nel comune? Ok. In sé è sicuramente una cosa molto importante per il paese, perché avere un investitore, un privato che investe in questo tipo di in questo intervento così consistente, opere pubbliche, campi sportivi, attrezzature sportive, attrezzature per il sociale, albergo, quindi diciamo che è una cosa molto importante che sicuramente per Casette è
è una cosa essenziale, ma può essere importante anche per tutto il territorio, per tutto il paese. Quindi ritengo che comunque sia una cosa positiva. Il fatto che sia stato presentato in questo, come ultima chicca, diciamo, nella gestione dell'amministrazione, può far pensare che forse sarebbe stato meglio presentarlo con un po' più di anticipo, per dare il tempo a chi di dover analizzarlo e verificarlo, capire un po' anche, gli eventuali costi che vengono ribaltati sul comune per la gestione, per la manutenzione, per l'urbanizzazione, cioè capire bene il piano dei costi, che non è stato così ben delineato, sia come entrate che come uscite, sia come investimenti che come ritorno degli investimenti. Allora, ritorno a dire, sempre sta campagna preelettorale, allora voi dovete pensare che un mandato dura 5 anni, poi in 5 anni non è che uno si ferma due mesi prima perché c'è la campagna elettorale, uno fino all'ultimo giorno deve svolgere il lavoro per cui è stato chiamato. Se Della Valle mi presenta una variante a dicembre, io o gli dico di no e non vedo il perché, o gli dico di sì e la porto avanti finché ci sono, fino al punto massimo dell'istruttoria. Se adesso questa amministrazione è riuscita da qui a maggio a vedere la pratica, a fare l'istruttoria, ad approvarla, a portarla in consiglio comunale, non capisco il perché non ce l'avrebbe dovuta portare, perché i 5 anni sono pieni, non sono 5 anni meno 2 o 3 mesi, sono 5 anni, perché se no erano 4 anni e 6 mesi o 4 anni e 7 mesi, sono 5 anni. Poi ci sono, è vero, dei tempi per indire l'ultimo consiglio comunale, che so, 40 giorni prima, 45 giorni prima della scadenza, ma io lascio agli altri il pensiero di dire che questa non era una variante straordinaria che dà risposte a livello di pubblica utilità, perché parliamo di viabilità, di una struttura sportiva, di una struttura socioassistenziale, in cambio del potenziamento della sua azienda. Quindi io credo che sono contento che in poco tempo dalla presentazione ad oggi siamo riusciti a espletare questa pratica, che l'abbiamo approvata, perché almeno Della Valle tra 30 giorni può, perché è il tempo delle osservazioni, può cominciare, può continuare il suo cammino. Se noi non l'avremmo portata tra lezioni e tutto, se ne sarebbe parlato forse a settembre, avremmo perso 6 mesi. Siccome siamo garanti di strutture sportive e socioassistenziali, non in quella zona, in questo territorio, penso che l'amministrazione ha fatto una cosa dovuta. Sicuramente nel momento in cui si andrà al ballottaggio verranno presi in considerazione i programmi degli altri candidati, e solo esclusivamente su quelli si valuteranno eventuali accordi. Certamente qualcuno dei candidati dovrà fare un passo indietro e ritornare sui propri passi, perché sicuramente mettere in atto un programma amministrativo simile ed identico a quello per cui oggi stiamo facendo campagna elettorale avrebbe significato una coalizione anticipata e quindi il raggiungimento di quelle intese che non ci sarebbero avuto al ballottaggio. Gli accordi si fanno a viso aperto, quindi andranno assolutamente pubblicati, non c'è nulla da nascondere. Che gli accordi, non ce ne dovrebbero essere, insomma. Ok. Ma per il ballottaggio ci saranno degli accordi, sicuramente saranno trasparenti. Okay. Io sono abituato a muovermi con correttezza e trasparenza, per cui se ci saranno, sicuramente saranno presentati. Ma io non devo pubblicare nulla, perché non ci sono accordi che non siano legittimi. Gli accordi in caso di ballottaggio che si fanno con le altre coalizioni per tentare di vincere le elezioni devono essere tutti accordi che rientrano nei parametri della legge.
stavo parlando di cose. Nel senso, non ci sono documenti scritti o scritture private e nient'altro. Chi condivide il candidato che va al ballottaggio e condivide anche il programma, molto probabilmente può essere colui con cui ci si accorda. Ma non lo so però io questo, ripeto, perché poi bisogna vedere, è sempre importante vedere le percentuali, i candidati che vengono eletti, perché poi con queste formule si rischia, per fare l'apparentamento, di non avere dei candidati eletti di questa coalizione che va al ballottaggio a favore di altri, e quindi va tutta una discussione che sarà, che ci si penserà dopo. Il sottoscritto, insieme al signor segretario particolare del sindaco Mezzanotte, Luigino Alessiani. Un gruppo di persone che mi ha sostenuto e che sono comprese nelle liste, quindi cioè siamo noi che abbiamo organizzato la nostra campagna elettorale. Io sono il capitano di una squadra. Guarda, il nostro piccolo partito è composto di persone eccezionali, ci siamo occupati in prima persona io con gli altri appartenenti al circolo e ci siamo dati tanto da fare. Fatto in proprio insieme agli altri componenti della coalizione. Ma la mia campagna elettorale l'abbiamo gestita e organizzata da noi, nel senso le quattro forze della coalizione in proporzione alle forze disponibili da mettere in campo hanno organizzato la campagna elettorale. Il Partito Democratico ha espresso in grossa parte, sono le forze del Partito Democratico, ma perché è un partito più organizzato rispetto agli altri, ci mancherebbe altro. Da fondi pubblici rispetto agli altri? No, i fondi pubblici non c'entrano nulla, io dico forze manuali, forze persone. Persone della mia, esatto. I soldi pubblici non c'entrano niente, il Partito Democratico che sta più a mare non percepisce soldi pubblici. I soldi pubblici li prendono solo i partiti nazionali, a livelli locali. I finanziamenti sono stati fatti di tasca nostra. Allora, Nadia Bastarelli, Sasha Scolpito, Pamela Malvestiti hanno tirato fuori 100 euro ognuno, ne so 16 e fanno 1600 euro. Gli altri uguale, io ho tirato fuori un po' di più perché sono il candidato sindaco, però ecco come è gestita la campagna elettorale. Indicativamente la spesa che noi abbiamo monetizzato è intorno ai congressi di stampa, tutto a 1500 euro. È state pagate in parte dagli candidati consiglieri, dal sottoscritto, dal signor Luigino Alessiani, e in parte sponsorizzate da mio zio Bamar, Sergio Martinelli, che ha patrocinato, quindi ha sponsorizzato tutta quanta la parte delle stampe. La sede dove stiamo realizzando questa intervista è stata concessa gratuitamente dal proprietario dell'immobile per un mese e scadrà il 10 di maggio. Il denaro ce li siamo autofinanziati, noi candidati delle liste e il candidato sindaco. Non l'ho fatta ancora il conteggio, però la cifra più grande è praticamente quello che riguarda il discorso della stampa dei manifesti elettorali, perché per il resto non abbiamo fatto cene, nulla di più. Sa più o meno a grandi linee su che cifra stiamo, oppure? Ma penso un 2-3 mila euro. Momentaneamente non abbiamo ancora speso niente. Abbiamo fatto in estrema economia, perché anche da questo punto di vista, anche per rispetto della situazione, cioè in un momento di crisi prendere i cartelloni 6x6 o le vele non ci è sembrato neanche. Poi non so se tu sai, ma noi abbiamo avuto un grande handicap iniziale, perché eravamo stati esclusi dalla competizione per un errore di formale, e questo poi dopo abbiamo ricorso al TAR eccetera eccetera, siamo riusciti a vincere, per cui siamo rimasti un attimino tra coloro che stanno sospesi, perché chiaramente non sapevamo se l'attività, la campagna è autofinanziata da tutti quanti i componenti, ognuno per la propria parte, quindi diciamo che la spesa totale ancora non l'abbiamo, perché stiamo ancora in fase di propaganda, e dipende anche dal fatto che se vengono fuori altre, certo, dopo il primo turno, se viene fuori il ballottaggio ci potranno essere, però posso dire che sicuramente le spese
sono principalmente legate alla propaganda cartellonistica, quindi di presenza, di immagine e così via. Non ci sono state altre, uh-huh, altre cose particolari. Non c'è niente di che, di tascosa, e abbiamo speso una cifra che si aggirerà, non lo so, se arriveremo a 10.000 euro, ma non penso, uh-huh, non penso. Così si vede anche la sobrietà della campagna elettorale del centro-sinistra. Non avete visto vele, non avete visto manifesti da un lato della strada, li avete visti solo sugli spazi pubblicitari. Quindi da questo si può percepire la sobrietà. Migliorare la gestione ordinaria del bene pubblico e creare una squadra di pronto intervento per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per le urgenze immediate, per rispondere in maniera più tempestiva alle richieste e bisogni della cittadinanza. Lavori pubblici, le opere pubbliche che mancano ancora al Comune di Santa Elpidio a Mare. Ci sono pochissime risorse, noi non abbiamo la cartella dei progetti realizzabili, i progetti che si possono fare sono di a bassissimo costo. Io direi che se riusciamo a completare quelli che sono iniziati è già un successo. Lavori pubblici, posso dire che per me la cosa più importante in questo momento è quella di completare i lavori che sono stati stanziati, perché è la prima fase, è la base di tutto quello che può essere fatto. E contemporaneamente c'è il discorso di mettere in atto le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che purtroppo soffrono, cioè ci sono delle aree del territorio che hanno problemi grossi di manutenzione e non sono state fatte. Quindi i lavori pubblici devono per forza intervenire in questo modo. Infrastrutture. Mantenere i costi, mantenere il bilancio in pareggio, evitando di sforare il patto di stabilità, che sarebbe il principio fondamentale per cui ogni amministrazione dovrebbe lavorare. Bilancio e finanze, le ristrettezze economiche mi vengono in mente, quindi dobbiamo andare a prendere le risorse in altre sedi. Vai. Bilancio e finanze è decisamente collegato, cercheremo per esempio di reperire fondi anche europei, cercheremo anche di incidere pochissimo o il meno possibile con la nuova tassazione dell'IMU, che sicuramente inciderà in maniera drammatica, ulteriormente drammatica sulle famiglie, per cui cercheremo di avere il massimo del rispetto per le condizioni dei cittadini. Bilancio e finanze. Il problema del bilancio dei comuni è sicuramente noto a tutti quanti, le ristrettezze sono enormi, per cui qualsiasi tipo di intervento che si possa fare deve essere prima vagliato dal punto di vista della capacità, della possibilità di investire, di avere disponibilità economica e finanziaria, e secondo modo dovremmo trovare le risorse finanziarie dall'esterno, privati o comunità europea o altri finanziatori, per sostenere gli interventi più grandi, più importanti. O qualcosa che pretenderebbe da questo... No, trasparenza, bilancio e finanze trasparenza. Aumentare e potenziare questo settore, in quanto la comunicazione per noi e per me è il tasto dolente e saliente per cui siamo scesi in campo, e per far riprendere al cittadino la fiducia nelle istituzioni è fondamentale riaprire una comunicazione corretta e trasparente con la cittadinanza stessa. Il Comune deve essere aperto ai cittadini, quindi è massima informazione per i cittadini sull'operatività dell'amministrazione comunale. L'ufficio stampa, esatto. Allora, noi pensiamo nel nostro programma addirittura di prevedere l'assessore alla partecipazione. Questo perché la politica non deve più arroccarsi e pensare di sapere lei quali che sono i problemi dei cittadini, ma viceversa dovrebbe prima sentire i cittadini, vedere quali sono i problemi, condividere i percorsi e i progetti per poterli realizzare, e quindi pensiamo che sia questa la strada per riportare la gente a interessarsi di politica. Ufficio stampa, io ho un ufficio stampa che ha coperto l'aspetto di propaganda elettorale, di risposte sui giornali e così via. Ritengo che sia una cosa che debba continuare, perché è sicuramente un elemento di comunicazione molto importante con i cittadini. Stando a pubblicare le azioni, mi piacerebbe che l'amministrazione comunale riuscisse a rifare un famoso giornalino che faceva qualche anno fa per comunicare alla cittadinanza, oltre agli incontri
pubblici per comunicare alla cittadinanza quello che fa nel suo arco di amministrazione amministrativa. È importante, fondamentale cercare di trovare quelle soluzioni e quegli eventi che ci permetta di tornare ad essere Sant'Empidio a Mare, una città che possa avere un clima non solo a livello delle frazioni ma soprattutto a livello regionale, e quindi portare degli eventi che capti e acquisti un prodotto turistico maggiore. Vanno messi in rete per potenziare tutto quello che Sant'Elpidio a Mare può offrire alla cittadinanza e ai turisti. Diciamo che qui a Sant'Elpidio potrebbe essere la soluzione del centro storico. Sì. Cultura, spettacoli e manifestazioni. Ecco, questo dico, sarebbe secondo me la soluzione del centro storico con manifestazioni. Okay. Il paese ha bisogno di inventare, di creare, di costituire nuove manifestazioni. No, mi chiedo scusa, prego. Sbagliato io, mi dica. Manifestazioni oltre quelle che già esistono, perché per rivitalizzare il paese bisogna riportare i cittadini nel centro storico attraverso anche queste manifestazioni, organizzando dei avvenimenti che siano importanti per il paese e che diano la possibilità di riaprire il centro storico alle persone. Ci vuole un forte sostegno per questi tre settori, perché sono i settori drenanti che possono promuovere questo territorio a costi contenuti e con tanto volontariato, e forse sono i più efficaci. L'urbanistica deve essere sempre in equilibrio con quelli che sono i mutamenti sociali e ambientali, i trasporti devono cercare di privilegiare aspetti a basso impatto ambientale e quindi si deve cercare il punto di armonizzarlo con il nostro territorio, cercando di evitare scempi che fortunatamente ancora noi non abbiamo creato, ma forse qualcuno nel passato si è visto bene di effettuare delle politiche preventive e di valutazione di impatto ambientale paesaggistico. È il nodo fondamentale del futuro di Sant'Elpidio a Mare, perché dall'urbanistica si riesce a capire come sarà lo sviluppo di Sant'Elpidio a Mare a livello residenziale, recuperando l'esistente soprattutto, e a livello di viabilità. Trasporti, io per quanto riguarda quelli comunali, se fosse possibile li riconvertirei a carburanti meno inquinanti. L'urbanistica, penso che noi desideriamo il consumo territorio zero, per cui se è possibile prima si recupera e si riutilizza il patrimonio già esistente. Diciamo che il problema dell'urbanistica e pianificazione è legato alla situazione attuale del piano regolatore che tra un po' di tempo dovrebbe essere aggiornato da parte della regione come piano generale di intervento della regione, che poi dopo dovrà essere recepito dai comuni e ogni comune farà l'aggiornamento del suo piano regolatore. Chiaramente questo sarà in funzione di quelli che possono essere gli sviluppi che il paese dovrà avere, quindi è una cosa che dovrà essere curata e mirata nel momento opportuno. Il discorso invece dei trasporti è importante, perché uno dei punti fondamentali della mia campagna è proprio del mio programma è proprio quello di potenziare i trasporti tra il capoluogo e le frazioni, tra il comune e tra Sant'Elpidio e gli altri comuni, e tra i quartieri e il centro storico nell'ambito del capoluogo, attraverso dei sistemi di trasporti flessibili, alternativi, attraverso delle società, delle cooperative che possono essere costituite da parte di giovani per sostenere questo tipo di attività, perché secondo me il potenziare i trasporti significa riavvicinare tutte le persone che vivono nel paese per ritornare ad avere un senso del paese molto più consistente rispetto. Ma urbanistica, bisogna rivedere quello che è stato fatto, bisogna recuperare quello che esiste. Bisogna quindi cercare di mantenere intatto questo territorio, perché è ancora in gran parte un territorio ancora vergine, con una bella campagna che può essere sfruttata diversamente. Eliminare, evitare e cercare sempre di ricorrere alla figura del mediatore e conciliatore per cercare nelle more di trovare poi quelle soluzioni con le aziende appaltatrici o con privati che permettano alla pubblica amministrazione di evitare.
limitare questa spesa di bilancio in modo di avere all'interno un ufficio legale che cerchi di risolverle bonariamente, transattivamente le questioni. Contenziosi vanno chiusi il prima possibile perché rappresentano un macigno nel bilancio del comune. E cioè, i contenziosi, questo è una brutta gatta da pelare, perché c'è in ballo la storia del castagno e quindi adesso vediamo se non è successo qualcosa in questa nuova variante che possa aver risolto il sospeso con il signor Diego, con il dottor Diego Della Valle. Contenziosi, il discorso con Della Valle è tutto aperto, non il contenzioso con Della Valle per il castagno. E questo speriamo che si possa risolvere, perché è una spada di Damocle sull'amministrazione notevole. Contenzioso, purtroppo i contenziosi ci stanno, perché la materia lavori pubblici spesso, per come è gestita dal legislatore a livello nazionale, dalle leggi, per quello che riguarda gli appalti, i capitolati speciali d'appalto, spesso ti portano ad operare con imprese che ti creano qualche difficoltà. Allora uno prova a mettersi d'accordo, d'altronde adesso c'è pure il concordato preventivo, la mediazione, dico, però dopodiché, siccome sono denari pubblici, se non ci sono le condizioni è gioco forza andare al contenzioso. Potenziarlo in maniera adeguata a quelle che sono le attività commerciali sul territorio, cercando di trovare anche occasioni o strumenti, come noi abbiamo pensato nel mercatino delle erbe, che permette in maniera itinerante 6 giorni alla settimana su delle varie frazioni di sviluppare e avvantaggiare il prodotto economico dei nostri agricoltori, cercare quindi di trovare poi quelle soluzioni anche con i fondi europei che permettono di accedere a delle progettualità che l'imprenditoria e lo sviluppo economico deve avere, e soprattutto riqualificare il centro storico, che per noi è la nostra cartolina, il nostro salotto della nostra città di Santa Elvira. Sviluppo economico passa attraverso la riqualificazione del centro storico, la valorizzazione delle aree commerciali tipo la Branca d'Oro, dove ci sono delle fabbriche e degli outlet, e vogliamo creare la vetrina delle Marche in centro storico, nonché riportare il mercato nel centro. Ok, sviluppo però, economico. Guarda, adesso mi fanno cenno che dovrei proprio andare. Va bene. Intanto abbiamo fatto il 90%, diciamo. Scelte sue. Sviluppo economico è legato alla possibilità di, parlando con gli industriali e con i commercianti, la possibilità di sviluppare proprio i settori commerciali attraverso punti vendita, apertura di punti vendita e crescita nell'ambito del centro storico, e nello stesso tempo parlare con gli industriali per stimolarli a investire nel territorio. Facendo così si aumenta sicuramente si sviluppa economicamente il paese e si creano dei nuovi posti di lavoro. Diciamo. Sviluppo economico, rivalutazione del centro storico e diversificare un'economia calzaturiera oggi con il turistico ricettivo. È fondamentale riprendere e riportare le persone non solo a vivere nella città di Santa Elvira Mare, ma anche le frazioni, attraverso l'individuazione di una campagna programmatica, di una manifestazione e degli eventi che insieme si possano confezionare per cercare di dare visibilità alla città di Santa Elvira Mare e evitare che le frazioni vengano relegate soltanto nelle feste di quartiere, ma che possano le feste nelle frazioni stesse far illuminare e quindi dirigere i proiettori della città di Santa Elvira Mare in quella frazione, in quella settimana, e non fare soltanto delle feste mere e quindi esclusivamente finalizzate al benessere soltanto dei residenti della frazione stessa. La popolazione deve essere coinvolta nelle grandi scelte che l'amministrazione comunale dovrà prendere per le grandi aree, per le grandi riqualificazioni. Dall'esperienza che ho avuto in questi mesi di campagna, devo dire sinceramente che dovremmo avere molta più collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Probabilmente i cittadini sono molto delusi da quello che è successo negli anni passati, per cui non vedono più l'amministrazione come un collaboratore, come un partner, ma la vedono come una cosa separata da loro, e questo va risolto. Attraverso le iniziative culturali. Il nostro principio, la nostra priorità è quello di potenziare e riqualificare il corpo di polizia municipale, in quanto il fenomeno degli eventi di microcriminalità
della nostra società ci porta necessariamente a far sentire il cittadino sicuro all'interno della propria abitazione, quindi potenziare il corpo di polizia municipale, dotarlo di strumentazione idonea e cercare di individuare e formare una pattuglia H24 nel territorio di San Peppino Mare. Dobbiamo collaborare con le forze dell'ordine, soprattutto nelle zone di confine. Sicurezza è importante, il paese non, mentre prima si lasciavano le chiavi nelle serrature, adesso il paese ha dei problemi di furti e di altra natura, per cui bisogna potenziare questo discorso di sicurezza attraverso la sorveglianza, attraverso anche l'utilizzo, l'impiego di persone tipo pensionati o altro che possano fare una vigilanza di prossimità nell'ambito del paese per segnalare eventuali difficoltà, problematiche, cose dubbie, in maniera che così tutto quanto il paese possa vivere più sicuro. Combattendo il disagio sociale. Risolvere la problematica della viabilità intorno al plesso scolastico Baci. Con Trad'Angelo ha bisogno degli investimenti che non sono mai stati fatti nei grandi. Trad'Angelo è il punto nevralgico della viabilità, del traffico urbano, delle problematiche del traffico urbano, e lì bisogna studiare come risolvere questo problema in maniera definitiva, visto che c'è il problema della scuola e il fatto che la via Angeli è la via più importante perché è quella che collega San Delpidio con il capoluogo. Contrada Angeli, il secondo straccio dei marciapiedi. La cartolina, il salotto bene della città, trovare quelle politiche che possano emergere e piano piano cercare, attraverso lo sviluppo di alcune fasi di progettazione, evitare il fenomeno della veicolarità del centro storico, ma cercare di portarlo ad una zona a traffico limitato, ovviamente dopo la realizzazione di determinati step che vanno intrapresi in maniera progressiva. Centro storico è un'inversione di tendenza, ho detto, recuperando i palazzi comunali, i palazzi dei privati, riportando il mercato e riportando attività commerciali al centro. Centro storico, c'è tutto un progetto, fa tutto un progetto di rivitalizzazione del centro storico che parte con il completamento di questi lavori che sono in corso, con il discorso con i commercianti, con i cittadini, per definire bene il piano di interventi e poi riaprire tutti quanti i locali, a dare adito, dare spazio agli artigiani di poter costituire e creare qualche punto importante di presenza per far riportare le persone nel centro storico e naturalmente quindi riattivare il ciclo economico che viene di. Centro storico, dopo la pavimentazione, il recupero degli edifici pubblici per farli diventare contenitori di comunicazione per giovani, di convegnistica, di esposizioni e anche residenza convenzionata. Uno sviluppo costante, non trasformare la frazione di Casette, è una frazione che si è sviluppata bene in tutti i suoi ambienti. Bisogna potenziare alcune peculiarità, alcune situazioni, risolvere alcune situazioni di viabilità, che è la cosa più importante, alcune situazioni legate al sociale, agli aspetti delle strutture sportive e alla progettazione di quelle che sono alcune opere di centri di aggregazione giovanili e la riqualificazione dell'ex. Casette Rete è stata, per quanto riguarda la scuola, c'è stato un percorso di riorganizzazione e stiamo messi bene a Casette Rete anche grazie all'investimento di Travalli. La variante del PRG ha dato il suo contributo, è una zona di San Delpidio Mare ben sviluppata. Casette è una frazione che si è ingrandita molto, che ha molte esigenze e che va sicuramente sistemata quell'area intorno all'ex consorzio. Ugualmente riqualificazione della piazzetta Luce, individuazione di una piastra e quindi di un'area attrezzata per il verde sportivo e verificare nel piano regolatore uno strumento urbanistico che permetta l'individuazione di un'area artigianale dove le piccole e medie imprese possano convergere, ovviamente vicino al terzo casello, vicino al casello autostradale di Porto Santo Pio. Luce, abbinerei Luce Cretarola, è il versante dove abbiamo previsto la realizzazione della farmacia che è scattata con la nuova legge Monti, alle quali vogliamo dare questo servizio, e delle strutture sportive vicine alla scuola. Contrada Luce è una di quelle che stanno sicuramente in condizioni, rispetto alle altre nazioni, forse
ha delle grosse difficoltà legate al fatto che c'è la Falerienze, che è una strada molto trafficata, oltretutto adesso con l'apertura del polo del casello di Porto San Repidio è aumentato il traffico nella Falerienze, sia di mezzi che di camion, e quindi diciamo la Contrada Luce soffre di questo problema perché ci sono pochissimi marciapiedi, quasi inesistenti, e non c'è un punto di aggregazione sociale in quella zona che dovrebbe essere realizzata. Luce Cretarola subirà una forte espansione dopo l'apertura del casello autostradale. La strada Falerienze è molto transitata, io penso che questo gli può portare uno sviluppo anche commerciale. Il problema della sicurezza in questi giorni è molto dibattuto, è il rifacimento del marciapiede Fonte Mare, che è in bella vista della nostra città di Santa Pia a Mare, anche qui l'individuazione di un'area verde sportiva che possa congiungere il campetto di calcio della scuola insieme al terrazzamento della parte con vicino annessa alla palestra, e renderlo in maniera funzionale. Il polmone verde è attrezzato sia per i giovani sia anche e soprattutto per gli anziani. Cascinare ha bisogno a livello di opere pubbliche di un marciapiede che vada via verso via Fonte di Mare, è fondamentale l'aggregazione, così come a Bivio Cascinare è fondamentale l'aggregazione, tanto che richiedono la realizzazione di una piazza. Cascinare, problemi di marciapiedi, problemi di illuminazione, di vivibilità di certe aree e di miglioramento delle aree sociali che sono a disposizione, che vanno contenute e mantenute come si deve, diciamo. E Cascinare è una delle più vecchie frazioni di questo territorio, è in collina, ha un panorama stupendo. Secondo me deve essere a pochi passi dal mare, deve essere molto rivalutata e per la residenza e per anche iniziative caratteristiche che possono richiamare i campeggi sulla costa. Castellano è lo sviluppo e la riqualificazione dell'area verde del centro del laboratorio laboratorio astronomico, e allo stesso tempo con le disponibilità presenti anche l'individuazione e il rifacimento della progettualità dei marciapiedi, che è l'esigenza primaria di quella frazione. Castellano, il grande intervento a Castellano è stato fatto per la scuola, per via Iachini, per l'osservatorio astronomico, e invece c'è la possibilità di sviluppare un parco astronomico lì intorno, quindi anche Castellano potrà avere la sua identità. Castellano, anche lì c'è il problema dei marciapiedi, dell'illuminazione, dei collegamenti della strada tra Cascinare, la scorciatoia da Castellano a Cascinare, che ha bisogno di essere urbanizzata in una maniera corretta, e così qualche altro punto. E l'osservatorio che secondo me va potenziato, perché è una risorsa. Idem per Cascinare. Mostrapiedi, ovviamente la sfaltatura della strada comunale, che è quella, la peculiarità oggi fondamentale della frazione di Mostrapiedi. Mostrapiedi è la perla di Sant'Elpidio a Mare, in passato in qualità di amministratore ho realizzato il camminamento, il parcheggio per essere il cimitero, ad oggi va assolutamente asfaltata la strada che passa a cura Mostrapiedi, perché è totalmente inaccessibile. Mostrapiedi, anche lì il problema è della strada, è il problema dei marciapiedi, cioè il discorso è abbastanza, come dicevo prima, generalizzato a questa esigenza. Sicuramente se non ci sono queste opere, queste urbanizzazioni primarie, tutte le problematiche sono focalizzate in quel punto. Mostrapiedi è quella parte a confine con Monte Granaro, dove noi abbiamo il cimitero. È una parte con molti vincoli, vincolo cimiteriale, vincolo di crinali, va mantenuta così com'è, recuperando quella zona intorno alla chiesa e rifacendo una volta per tutte la fondazione stradale come si deve, in modo che non si rovini ogni 5-6 anni il manto come si è rovinato ora, poi non ce la facciamo intervenire e sarebbero soldi buttati via. L'unica cosa è quella di cercare di unire tutti insieme quelle che sono
a riunire quelle che sono le nostre volontà per far sì che tutti i residenti della città di San Pellegrino a Mare possano abbattere i campanilismi e allo stesso tempo parlare la stessa lingua, che ci permette di essere un comune nell'eccellenza della regione. Penso di no, perché gli argomenti principali sono stati toccati. Non abbiamo parlato in tutta l'intervista di sanità e di sociale. Quello di cui non si è parlato all'interno di questa intervista è dei servizi sociali. Voglio rimarcare che tutto in un periodo di crisi, un periodo così delicato, i servizi sociali riguardano tutti i servizi alla persona, parlando degli asili nido, parlando delle strutture quali la serra, quali il girasole, della casa di riposo. Qui vogliamo realizzare nei pressi dell'ospedale il polo dell'anziano. L'ospedale, con la richiesta di applicazione di quanto previsto nel piano sanitario regionale, ovvero dei 30 posti letto di lungodegenza, la RSA, mentre nell'edificio adiacente la realizzazione di quella casa di riposo che non può più essere sostenuta nell'attuale struttura. Lì c'è bisogno di investimenti, di una collaborazione con l'ASUR, la richiesta di finanziamenti extra bilancio comunale, possiamo andare in Regione Marche a prendere questo tipo di finanziamento e a fare una richiesta. È importante avere della progettualità e di portarla avanti. È fondamentale, questo si sposa anche con le opere pubbliche, la realizzazione della sede per la Croce Azzurra, perché altrimenti questo è un servizio che tra un po' vedremo sfuggire al comune di Santa Pia a Mare. Della farmacia ne ho già parlato, per il resto posso dire che il comune di Santa Pia a Mare ha dei servizi di ottima qualità, quindi è bene confermare questi servizi. Non è facile, nonostante le ristrettezze di bilancio, ma un amministratore attento e oculato deve garantire questi servizi. Poi bisogna vedere sempre la situazione del tessuto sociale, perché oggi sempre più persone si rivolgono al comune per richiedere agevolazioni, finanziamenti o piccoli aiuti economici, perché veramente la situazione per certe famiglie si sta facendo molto molto delicata. Pensando sempre al sociale, è importante poi gestire con l'ERAP un piano per l'edilizia economica e popolare, comunque prevedendo il recupero degli edifici urbani in centro, e questo ci permetterebbe anche di far ritornare persone nel centro storico. Cioè, voleva dire qualcosa in particolare? Dunque, no, secondo me è un altro problema grande che ne abbiamo nel capoluogo. È il discorso dei parcheggi, il discorso, quindi dobbiamo identificare delle aree sia nel capoluogo che nelle frazioni dove poter fare questi, realizzare questi parcheggi, che possono permettere di facilitare i collegamenti attraverso sistemi di navetta o altro con il centro storico, e quindi permettere alle persone di muoversi senza l'uso dei mezzi pubblici. Ok. Mezzi privati. C'è una domanda, mi sono dimenticato qualcosa, però siccome che è finito il tempo, come le avevo accennato, finito il tempo, lei ha diritto, cioè diritto se vuole, può dire qualcosa che magari non è stato sviluppato bene, perché oppure può, non lo so, può riparlare un argomento che è stato trattato, oppure qualcosa le va bene così. Per i titoli di coda è stata decisa una modifica all'ultimo momento, solo ed esclusivamente per motivi di tempo. Verrà applicata a tutti, partecipanti e non, in egual modo, onde evitare favoritismi di qualsiasi tipo. Pubblicato il presente, sarete avvertiti, cioè il presente video, sarete avvertiti con un'email e vi verranno dati i dati di riferimento per visionarlo. Nella stessa mail sarà presente una scadenza alla quale voi dovrete tempestivamente rispondere, se lo riterrete opportuno, entro i termini descritti. Successivamente verrà realizzato un altro video dove verranno lette le vostre risposte in merito, oltre a farle scorrere sullo schermo, cioè verranno visualizzate. L'ordine di lettura sarà lo stesso che si è seguito nel filmato. Il filmato avrà come titolo, cioè potrete trovarlo su internet come intervista, due punti, commenti dei candidati a SEM. Sarà pubblicato a breve anche un altro filmato dove spiegherò le mie motivazioni in merito alla vicenda sugli accordi presi per l'intervista.
Dal Telestritti 3 alla speranza che queste campagne elettorali propagandistiche non abbiano influenzato la popolazione di Sant'Elpidio a Mare nella scelta del proprio candidato, e ci si augura che avvenga solo ed esclusivamente per meritocrazia e capacità, come proprio loro farebbero per i propri rispettivi assessori, a quanto pare.